Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme la crema spalmabile alle nocciole. Andremo ad utilizzare il Bimby, come potete vedere. E adesso vi faccio vedere il procedimento man mano, poi vi lascerò scritti gli ingredienti alla fine della ricetta. Per prima cosa vado ad inserire all'interno del boccale 140 g di zucchero. Se gradite potete aggiungere anche una bustina di vanillina. Per adesso chiudo il coperchio, metto il misurino e vado ad impostare 10 secondi, velocità 9. A questo punto tolgo lo zucchero dal boccale e lo metto da parte. Senza lavare il boccale lo vado a rimettere all'interno del Bimby e aggiungo le nocciole. Le nocciole sono 100 g di nocciole e io le ho fatte tostare per qualche minuto in questo pentolino antiaderente. Quindi 100 g di nocciole, coperchio, metto il misurino e adesso le vado a tritare per 20 secondi a velocità 8. Con la spatola porto tutto sul fondo. Dopo aver tirato tutto sul fondo, raccolto tutto sul fondo, vado ad impostare per un minuto, velocità 5. Ecco, a questo punto nuovamente raccolgo sul fondo. Profumino di nocciole, e aggiungo lo zucchero che avevo preparato prima. Vado a tritare 20 secondi, velocità 8. 20 secondi. Velocità 8. Raccolgo nuovamente sul fondo. E proseguo per 5 minuti. Velocità 5. Adesso aggiungo il cioccolato tagliato a pezzettini. Aggiungo 100 g di cioccolato bianco, 100 g di cioccolato fondente e 100 g di cioccolato al latte. Quindi ripeto, 100 g di cioccolato bianco, 100 g di cioccolato fondente e 100 g di cioccolato al latte. Adesso vado a tritare per 20 secondi, velocità 8. Raccolgo nuovamente sul fondo. Vedete già la consistenza di una crema.
adesso vado ad impostare 1 minuto e 30 velocità 5. Adesso aggiungiamo 140 g di latte parzialmente scremato, ok, e 10 g di olio di semi di girasole. Per finire 10 g di latte condensato. Sono tanti ingredienti, tanti passaggi, però la ricetta è semplice, poi vi scrivo bene tutto. Adesso possiamo impostare per 7 minuti. 7 minuti. 50 gradi. Velocità 6. Che altro dire? Io non ho parole per descrivere questa crema di nocciole. Poi la andrò a mettere all'interno di un vasetto. Meravigliosa. Scusate, ma speriamo. Speriamo che la mia dottoressa non guarda questo video, perché non potrei mangiarla. Beh, però è fatta in casa, uno strappo. Veramente buona. Meravigliosa. Non ho parole per descriverla. Posso solo dirvi, provatela. Adesso è arrivata Chiara. Facciamo fare l'assaggio a Chiara della fetta. Ecco anche il coltello. Strepitosa, buonissima. Scusate, ma è successa una cosa del genere. Non si parla con la bocca piena. Direi che il video finisce qui. Se provate a farla, fateci sapere. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta. Ciao! Ciao!